Alessio Arena is the General Secretary of Fronte Popolare. He's going to address us this evening in Italian, and we have two translators, the first of which is Blair Bertaccini. I tried, you know. So without further ado, Alessio. Care compagne e cari compagni. Dear comrades. Vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione di questa sera. I thank you very much for your participation in this event this evening. Il numero dei partecipanti a questo nostro incontro internazionalista è una commovente dimostrazione del calore e del sentimento che unisce internazionalmente il nostro movimento. So the number of people that are here present tonight shows the warmness and the solidarity of our international movement. E vorrei ringraziare le due organizzazioni politiche che hanno promosso l'incontro di questa sera. And I also want to thank the two political organizations that have organized this event this evening. Workers World Party, che ci ospita. Workers World Party, which is hosting us. E Freedom Road Socialist Organization. A entrambe le organizzazioni ci lega un lungo rapporto di amicizia e di solidarietà. So both organizations show a long history of amnesty between our organizations. Da entrambe abbiamo potuto imparare nel nostro impegno per ricostruire un partito rivoluzionario adatto all'Italia del XXI secolo. So from both we've been able to learn how to reconstruct an Italian revolutionary party for the 21st century. Attraverso le vostre due organizzazioni e attraverso tutti voi vorrei anche rendere omaggio alle straordinarie tradizioni di lotta di questo paese. So through both of your organizations, I want to give homage to the revolutionary history in this nation. Tutte le espressioni di lotta popolare che hanno attraversato durante i decenni gli Stati Uniti hanno insegnato al mondo una lezione importante. All the struggles that have gone on for decades here in the United States have shown the world about revolutionary struggle. E questa lezione che anche nel cuore della più grande potenza imperialista può bruciare il fuoco della liberazione umana. And this struggle in the very heart of imperialism can set off the liberation of humanity. Lottando, soffrendo, patendo la repressione e l'assassinio, i militanti e le militanti della sinistra di classe americana hanno insegnato al mondo che questo può essere davvero la terra dei liberi e la patria dei coraggiosi. So the strength and the fight that we have shown and the repression that we have suffered here in the heart of imperialism have demonstrated what it is to struggle. I messed that one up a little bit. Go. It's okay, that's the message. Yeah. Ha dimostrato appunto che questa può essere davvero la terra dei liberi e la patria dei coraggiosi. Oh yeah, this shows that this really is the land of the free and home of the brave. In a certain way. E vorrei anche scusarmi per rivolgermi a voi in italiano, ma chi mi ha sentito parlare in inglese sa che sarebbe stata una atrocità nei confronti della vostra lingua tentare di rivolgermi a voi in inglese. He's saying that I'm really sorry that I'm speaking in Italian, but to speak in English would sort of be an atrocity against the English language if I was to do that. Cosicché vi chiedo di avere pazienza in questo senso. So I beg for your patience in this sense. Come sapete. Grazie. Come sapete, tre mesi fa si sono svolte le elezioni europee. As you know, three months ago the European elections took place. Le elezioni europee sono in effetti una strana competizione elettorale.
The European elections are in a way a very strange electoral competition. Nella storia del parlamentarismo mondiale si conoscono pochi esempi tanto eclatanti di come un parlamento borghese possa essere un fantoccio. Among parliamentarism throughout the world, it is interesting to see how the bourgeois elections, you know, have been able to construct such a strange, you know, phenomenon. Yeah. Puppet. Tuttavia, le elezioni europee costituiscono un termometro rilevante dello stato in cui si trova il disegno egemonico che sostenta la costruzione del nuovo potere imperialista europeo. So through these elections we can see how is being designed a new imperial power in Europe. Il risultato delle elezioni europee ha certamente visto un'avanzata delle forze di estrema destra. So the election showed an advance of the forces of the extreme right. Tuttavia, il risultato finale è stato una forte riaffermazione dello schieramento europeista. So nonetheless, the results of the election have shown a very strong showing for the Europeanist idea. I due gruppi principali storicamente dominanti nel Parlamento europeo sono ancora il primo e il secondo gruppo del Parlamento europeo. The two dominant groups are still the same in the European Parliament. Due gruppi più forti. The two most strong groups. Il primo è il gruppo cristiano-democratico, di centrodestra. The first is the Christian Democrats of the right. E il secondo è quello della socialdemocrazia. And the second is social democracy. Queste due forze hanno ridotto il loro numero di parlamentari, ma sono ancora, ripeto, le due principali forze del Parlamento europeo. Both of them were reduced in the current European Parliament, but they're still the two strongest forces. La loro diminuzione di consenso è stata in larga parte assorbita dai liberali e dai verdi. Most of their strength that they lost went to the liberals and the greens. Due gruppi che rappresentano l'oltranzismo europeista più marcato. So both represent l'oltranzismo europeista più marcato. A force of transition of Europeanism in the Parliament. Cosicché insieme le forze favorevoli alla costruzione del polo imperialista europeo hanno conservato nel Parlamento una larga maggioranza. So that way the forces around the pole of constructing this European power are still the great majority. E questa situazione, questo equilibrio, ha consentito la nomina di Ursula von der Leyen come nuovo presidente della Commissione Europea. So this sort of equilibrium has produced the nomination of Ursula von der Leyen to be the president of the European Union. Il suo precedente incarico era ministro della difesa della Repubblica Federale di Germania. She was the minister of defense of the Federal Republic of Germany. Per la prima volta dagli anni 60 la Germania ha preso la guida della Commissione Europea. So the first time since the 1960s Germany has taken over running the European Commission. E questa circostanza è di particolare interesse e di particolare significato. This is of particular interest and significance. L'ultima volta che un tedesco ha guidato la Commissione Europea, il suo nome era Walter Hallstein. So the last German to direct the European Commission was Walter Hallstein. Walter Hallstein fu combattente della Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale. He was a fighter in the Wehrmacht in the Second World War. Grande amico del vostro Dipartimento di Stato negli anni 40. A very good friend of the Department of State in the 1940s. Ed espressione del Partito Cristiano Democratico Tedesco guidato da Konrad Adenauer. And so he was the expression of the Christian Democratic Party, which at the time was directed by Konrad Adenauer. Il più stretto, si può dire, alleato degli Stati Uniti
nell'immediato dopoguerra. Yeah, he was one of the tightest allies with the United States in the post World War II era. La comunità economica europea nasceva così pienamente inserita nella strategia di containment pensata dal vostro Dipartimento di Stato. So the European Union was born out of this idea of the containment of the Soviet Union, of the George Kennan. E certamente la presidenza tedesca della prima Commissione europea garantiva allo stesso tempo gli interessi degli Stati Uniti contro la possibile emersione di un terzaforzismo da parte della Francia in particolare. So, putting Germany at the head of the European Commission has guaranteed US hegemony against the development of a sort of a second power, probably headed by France, as of Europe. Perché ben sappiamo che nonostante le devastazioni subite nel corso della guerra mondiale, i monopoli europei sono usciti tutt'altro che cancellati dalla guerra. So, despite the destruction, the devastation of World War II, the European monopolies came out of that war intact in some way. E la naturale tendenza dei monopoli su scala mondiale è quella a competere gli uni contro gli altri. So and so these monopolies were competing against one another. Sì. Malgrado la guerra fredda delimitasse il campo di questa competizione e la limitasse in funzione della lotta contro il socialismo, essa rimaneva uno dei fatti reali della politica internazionale. So despite the Cold War, malgrado la guerra fredda limitasse, had limited this tendency to some degree. La competizione tra i monopoli restava uno dei fatti reali della competizione mondiale. The competition among monopolies nonetheless remained a fact of this post-war economy. E certamente i monopoli americani e quelli europei non sono mai sfuggiti alla regola. So, and certainly the US and the European monopolies have never gone outside of this rule. Dopo la fine del blocco socialista, tra l'89 e il 91, la contraddizione implicita tra i monopoli europei e i monopoli americani è tornata a esprimersi apertamente. So, after the fall of the socialist bloc, these contradictions became more explicit between US and European capitalism. La tendenza era già perfettamente compresa e analizzata ai più alti livelli nelle cancellerie, tanto europee quanto presso il Dipartimento di Stato. So this tendency was well analyzed by both the highest levels of the chancelleries in Europe and the US Department of State. E si è rafforzata nel corso dei decenni. And this came about through over a couple of... It became stronger over some decades. Oggi siamo alla maturazione di un processo. So we're at the maturation of a process now. E come la presidenza di Walter Hallstein segnava una svolta nella storia dell'Europa. And as the presidency of Walter Hallstein showed a turning in the history of Europe. La presidenza di Ursula von der Leyen segna una nuova svolta nella storia. So this is the von der Leyen's president is a new turn in this history. Ursula von der Leyen è un perfetto concentrato delle principali caratteristiche della classe dirigente tedesca. She is the perfect expression of the German ruling class. È di origini aristocratiche. She's of aristocratic origins. Fa parte dell'altissima borghesia. She forms a part of the high bourgeoisie of Germany. Impugna con sicurezza la bandiera dell'ordo liberismo. So she carries the banner of, this is a very difficult term to translate in English, of ordo liberalism, which, unless you explain to me, is a type of economic liberalism that has been prevalent in Germany for many years, in which the state guarantees sort of a minimal level for the working class
and plays an important role in the development of capitalism there. Dunque, una summa della classe dominante tedesca che ha sempre saputo nel corso della storia affermare la propria continuità. So the German ruling class then is, you know, sort of some it's ascendancy in the history of Europe. Nel 1992 è stato siglato il Trattato di Maastricht. So the Maastricht Treaty was signed in 1992. Il Trattato di Maastricht stabiliva le norme di stabilizzazione che dovevano condurre all'unità economica e politica dell'Europa. So that stabilized the norms by which Europe would conduct its economy and its politics. Curiosamente è possibile stabilire un parallelo storico abbastanza pregnante tra come l'Unione Europea si è venuta costruendo e unificando e come dopo la guerra è stata unificata la Germania. So it's very similar to how Germany was reconstructed after World War II and its stability and its economy was established. It's the same type of process. Come sapete, il primo passo per la costruzione della Repubblica Federale di Germania fu una riforma monetaria voluta dagli Stati Uniti e scritta dagli Stati Uniti. So the first step in establishing the federal West Germany or federal Germany was to establish a monetary come si dice? Reforma. A monetary reform. E la fondazione del nuovo Stato tedesco venne un po' più tardi. So then the German state was established a short time afterwards. Allo stesso modo, l'Unione Europea si è costituita prima sul piano economico e monetario e poi su quello politico. So in the same way the European Union was first formed in a monetary way and then in a political way. In effetti, il livello politico della costruzione europea è ancora incompiuto. But this is a process that is still being completed. L'Unione Europea tenta oggi quindi di fare questo salto, essere non soltanto un gigante economico e una confederazione di potenze imperialiste, ma essere anche una potenza politica. So the European Union not only wants to be an economic giant, but also a political giant. That is the next step. Fare del più ricco mercato del mondo. It forms the richest market in the world. Fare del più ricco mercato del mondo uno spazio unitario a livello politico cambierà profondamente gli equilibri internazionali. And to form this new political space will profoundly change the political equilibrium in the world. Gramsci ci ha insegnato che la storia procede per salti e accelerazioni. Gramsci has taught us that history can develop in jumps sometimes. E in questo salti nel senso di accelerazione. Oh, jumps in a sense of accelerating history. E ciò che l'Unione Europea tenta di realizzare in questo momento è esattamente un salto. So at this moment the European Union is tending to realize such a jump. Occorre tenere presente che l'Unione Europea come archetipo di unificazione voluta dai capitalisti presenta tutti i tratti della più feroce brutalità di classe. So ancora per favore, ho perduto la. Occorre tenere in considerazione che come archetipo. So as an archetype of unification, the European Union, voluta dai capitalisti, of capitalist power, l'Unione Europea è caratterizzata dalla più brutale violenza di classe. And so it's characterized by the most brutal violence, class violence. Il dogma della concorrenza libera e non falsata. So it's a dogma of free competition, but che sta scritto
nei più sacri testi dell'Unione Europea. That's written in the most sacred texts of the European Union. La libera circolazione dei capitali. The free circulation of capital. Tra stati che hanno regimi fiscali diversi. Even though they have different fiscal regimes. La libera, si fa per dire, circolazione dei lavoratori costretti a migrare dalle regioni più povere a quelle più ricche. So, and it also has opened up free labor migration from the poorer areas to the richer areas of the European Union. Tutto questo configura la brutalità con cui l'Unione Europea colpisce i nostri popoli. So that is how this brutality that hits our people is being configured. Le regioni più povere, parlo ad esempio del meridione d'Italia, sono per l'ennesima volta condannate alla desertificazione sociale e produttiva. So all the poor regions, which include southern Italy, are going to be areas of productive desertification. Il mio paese ogni anno perde 200.000 cittadini che migrano all'estero. My country every year loses 200,000 people who migrate abroad. È quella sterminata massa di esercito industriale di riserva si unisce ai migranti degli altri paesi colpiti dall'unificazione europea. So this industrial reserve army sort of unifies with the other peoples that are hit by this economic policy, and they're put together. E si concentra nelle regioni che costituiscono i settori dominanti a livello geografico nell'Unione Europea. So they concentrate in the regions that are dominant within the European Union. Consentendo così una feroce compressione dei livelli salariali. So produces a ferocious compression of salary levels. Sappiamo bene questo che cosa produce e che cosa ha sempre prodotto storicamente. So we know what this produces and what it has always produced historically. La guerra tra i poveri. The war among the poor. La contraddizione in seno alla classe operaia. The contradictions within the working class. La situazione ideale per spezzare la solidarietà di classe tra i lavoratori. Yeah, the ideal situation to break up, to smash solidarity among workers. Questo è quanto avviene oggi in Europa. This is what has come today in Europe. Il nuovo potere imperialista europeo si costituisce una volta di più sul nostro sangue. Again, this new imperialist power of Europe will be built on our blood. E una volta di più si impegna a spremerci anche l'ultima goccia di sudore. See, also squeezing out the last, drop of sweat. Avremmo bisogno di uno Steinbeck per descrivere questo fenomeno. We need a Steinbeck. We need a Steinbeck to describe this phenomenon. Un fenomeno che vi è familiare. A topic should be familiar. E certamente questo nuovo potere imperialista europeo nasce come potenza di centro. This new imperialist power comes from the center. Si costituisce come potenza di centro. Oh, so it's constituting itself as a center of power. It's in the process of it. Spiega adesso, ok, so he's going to explain what that means now. Quando il secondo Reich tedesco fu proclamato nel 1871. So when the second Reich was proclaimed in 1871. E fu proclamato a Versailles alla fine di una sanguinosa guerra europea. It was declared at Versailles after a very bloody European war. La Germania nasceva per l'appunto come potenza di centro. And so Germany emerged as a center power. Cioè come una potenza politica, militare ed economica. As a military, political and economic power. Schiacciata dalla competizione con la Francia e l'Inghilterra a ovest e sui mari e con la Russia a est.
with competition with England, France in the West and Russia in the East. Lo stesso sentimento e la stessa concezione della politica internazionale anima oggi la dirigenza tedesca che si candida alla guida dell'Unione Europea. So the same concepts now direct the German working class in the formation of the European Union. Così come allora la Germania era potenza di centro tra Inghilterra, Francia e Russia. So Germany is the central power within Inghilterra, England, France and Russia. Così oggi l'Unione Europea è potenza di centro tra gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. So now European Union has the option of being the center between the United States, China and Russia. Ed evidentemente questo condiziona tutta la visione della politica estera dell'Unione Europea. So this evidently is how the vision will be developed of the European Union towards the exterior to abroad. Quando parliamo della Russia, la tendenza in molta parte del movimento comunista è quella di ricostituire lo schema interpretativo della situazione internazionale che fu della Guerra Fredda. So many groups on the left tend to look at Russia in a way of how the role it played during the Cold War. La tendenza è quella di vedere la Russia come l'ispiratrice di un blocco alternativo a un occidente non diversificato. Yeah, so it's sort of seen as constructing the tendency to construct another opposing economy or economic block. Così come prima esisteva il patto di Varsavia, si vorrebbe oggi che i BRICS costituissero un blocco. So like some people thought of the Warsaw Pact, they now think of the BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa. A nostro avviso la situazione non potrebbe essere più lontana di così dall'interpretazione che si. So we don't share that vision of what Russia is. We're far from that way of viewing Russia. Oggi la Russia è effettivamente un paese assediato. So today Russia is basically a country under siege. Senza dubbio un paese capitalista. Without a doubt a capitalist country. Senza dubbio non un paese imperialista. Without a doubt not an imperialist country. Perché per essere un paese imperialista le manca il livello di sviluppo economico necessario. Yeah, because it lacks the economic development necessary to be an imperialist power. Lo spazio dell'ex Unione Sovietica e lo stesso territorio della Federazione Russa diventano il teatro della proiezione offensiva degli imperialismi che effettivamente lottano per spartirsi il mondo. So the territory of the former USSR and the Russian Federation has become a territory where imperialism wants to take it apart. La classe dirigente tedesca è stata estremamente lungimirante sin dagli anni Ottanta nell'interpretare questo sviluppo della situazione. So the German ruling class has been central in this development. Fin dall'epoca di Kohl e di Yeltsin, la Germania ha costruito con la Russia un rapporto privilegiato. So since the time of Kohl and Yeltsin, Germany has created a privileged position for Russia. 6.000 aziende with Russia. Yeah. 6.000 aziende tedesche operano sul territorio della Federazione Russa. So 6,000 German companies operate on the territory, on Russian territory. L'intero processo di ammodernamento industriale della federazione è nelle mani delle imprese tedesche. Ancora? L'intero processo di ammodernamento delle industrie è nelle mani delle imprese tedesche. Oh, so this has been part of the modernization, it's played the power of German industrialization. Oh, okay. Ho sbagliato, grazie. Oh, the power of the industrialization of Russia is in the hands
It's in the hands of Germany to develop it. La Germania ha saputo, passo dopo passo, farsi avanti sul mercato ex sovietico e costruirsi relazioni politiche privilegiate. So the Germany has taken step by step the process to give Germany a privileged position in this situation. E attenzione, perché questa strategia che venne iniziata da Kohl è stata perseguita con alterazioni marginali da tutti i governi della Germania post-unificazione. So even though this strategy began with Prime Minister Kohl, it has been followed by every German government, no matter which party, since then. Il simbolo di questa politica è senza dubbio l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. So the symbol of this is the ex-German Prime Minister Gerhard Schröder. Gerhard Schröder è stato, successivamente alla sconfitta elettorale subita nel 2005, nominato da prima presidente di un importante consorzio. So in 2005, after he was ousted in an election as a premier, he became the president of a very important consortium. Un consorzio misto destinato a costruire un oleodotto attraverso il Mar Baltico per consentire il trasporto diretto di gas e petrolio dalla Russia alla Germania senza passare per i paesi dell'est. So what it was a mixed consortium which was responsible for constructing an oil pipeline from Russia to Europe, to Germany, but avoiding the eastern countries. The eastern countries of Europe. E successivamente nel 2017 è stato nominato dallo stesso Putin amministratore delegato di Rosneft. Come? Amministratore delegato di Rosneft. Rosneft è... Oh, he's the CEO of Rosneft. Che cos'è Rosneft? Rosneft è la seconda compagnia dell'energia in Russia. Oh, it's the second Russian energy company, right? So nominato dallo stesso Putin. It was nominated by Putin. Di cui è un amico personale. A personal friend. Evidente. Sì. Schröder was nominated by Putin. Yeah, it was Schröder. Yes, he's speaking about Schröder. E certamente questo non rappresenta un'eccezione. This doesn't represent an exception. Oggi uno dei più grandi amici della Russia è il presidente della Repubblica Federale di Germania. One of the biggest friends of Russia today is the president of the Federal Republic of Germany. Frank-Walter Steinmeier. That's his name. Certamente non è tutto rose e fiori il rapporto. So it's not all, you know, it's not all roses the relationship. Perché? Perché se da un lato il partenariato con la Russia è strategica per l'Europa guida tedesca. Se da un lato il partenariato con la Russia è strategico per l'Europa guida tedesca. From one side the leadership is good. If the partnership between Russia and Germany is strategical for the German ruled Europe, on the other side, so Germany don't need a strong Russia. This contradiction. What he's trying to say is that in this partnership, Germany is going to win, right? Because they don't. No. Sì. Da un lato il partenariato è strategico, dall'altro la Germania non vuole una Russia potente. So the contradiction is Germany is allied with Russia, but the contradiction is they don't want a strong Russia. Right. So that's the contradiction that is developing. Cosicché mentre tra le due parti fioriscono gli affari. So between the two parties there's business. Allo stesso tempo la Germania e l'Unione Europea a guida tedesca si adoperano per frantumare lo spazio ex sovietico.
So nonetheless, Germany and the European Union are, you know, they're inserting themselves in the spaces of the former Soviet Union. Il caso più eclatante è sicuramente quello dell'Ucraina. The most outstanding example is the Ukraine. Sbaglieremmo nel pensare che l'Unione Europea si sia accodata agli Stati Uniti nella vicenda ucraina. So it would be a mistake to think that the EU was in line with the United States in the what happened in the Ukraine. Le due potenze imperialiste giocano una partita in parte coincidente. So that both imperialist powers are fighting a coincident struggle. Solo in parte. Only partially. Ma allo stesso tempo è venuta emergendo una posizione di protagonismo dell'Unione Europea. So there's also developed a position of protagonism by the European Union. Il cosiddetto gruppo Normandia, gli accordi di Minsk hanno segnato l'intervenzionismo europeo nella questione ucraina. So the Minsk Accords and the Normandia? Che cos'è? Il gruppo Normandia, un gruppo di trattativa. Oh, the Normandy Group, which would form the treaty, is è un'espressione dell'intervenzionismo europeo. Yeah, it's an expression of the interventionism by the European Union. E la stessa Ursula von der Leyen come ministro della difesa. And it's the same von der Leyen that, as the Minister of Defense. È stata la protagonista dell'invio di droni e di soldati nell'Ucraina orientale. So she was the protagonist in sending soldiers and drones into eastern Ukraine. Ufficialmente per controllare l'applicazione degli accordi di Minsk, che sono stati sempre ignorati da tutti. So to enforce the accords, the Minsk accords, which have been ignored by everyone. Realmente per supportare il governo golpista di Kiev. So it was really to support the coup government in Kiev. Ma se l'Ucraina è stata il caso più evidente, but even though Ukraine is the most evident example, ce ne sono di altri meno conosciuti. There are others less well known. Il distacco della Bielorussia e del Kazakistan dall'orbita russa è ormai visibile. So now the detachment of White Russia or Bielorussia and Kazakhstan from Russia is seen. E la derussificazione, cioè l'espulsione dei cittadini russi. The de-Russification and the expulsion of Russian citizens. E la cancellazione dell'influenza culturale russa in quei paesi, in particolare in Kazakistan. So and the cancel is a canceling of influence. The influence of Russia, especially in Kazakhstan, cultural influence. È ormai un fenomeno di vaste proporzioni. It's by now a phenomenon of vast proportions. Lo sponsor di questo processo è l'Unione Europea. The sponsor of this effort is the European Union. Se spostiamo però il nostro sguardo più a est e guardiamo alla Cina, if we take our view now more towards the east, towards China, scopriamo che la Germania è l'unico paese d'Europa a vantare una bilancia commerciale in attivo con la Cina. So Germany is the only European country with a favorable balance with China. La Germania, balance of trade, exactly. Yeah. La Germania esporta in Cina più di quello che dalla Cina importa. So Germany exports more to China than they import from China. E anche in quel caso i rapporti economici e finanziari sono molteplici e complessi. So the financial links are multiple and very complex. Se questo è il processo e se possiamo dire che le classi dirigenti degli altri paesi europei abbiano accettato la guida della Germania. And if this is the process, and if we say that the other powers in Europe have accepted the leadership of Germany, dobbiamo allora domandarci quale sia la contraddizione. So we should ask, what are the contradictions? La contraddizione è
la permanente relazione che le classi dirigenti d'Europa, quantomeno parte di esse, hanno con gli Stati Uniti. Ancora? La contraddizione sta nella relazione di parte delle classi dirigenti europee con gli Stati Uniti. So the contradiction is between the European ruling class and the US ruling class. Teorici della politica internazionale degli Stati Uniti come Samuel Huntington o Brzezinski, theoreticians of US of the US such as Brzezinski and Huntington, hanno in diversi momenti posto l'accento sulla necessità di un'integrazione dell'area atlantica. They have at different moments spoken about the necessity for the integration of the Atlantic area. Certamente concependo questa integrazione come lo spazio della riaffermazione dell'egemonia americana. Using this integration as the space for the affirmation of US hegemony. La storia è andata in una direzione diversa. But this history is taking a different direction. L'amministrazione Obama, che è quella che si è più impegnata sul versante dell'integrazione con l'Europa, ha di fatto fallito. So the Obama administration's effort of integrating with Europe was a failed project. Se in un primo tempo l'iniziativa dell'amministrazione Obama ha riscosso dei successi, But if these initiatives of Obama had succeeded in un primo momento, in the first step, e il caso più eclatante è stato la divisione dell'Europa sull'attacco alla Libia, was the division of Europe over the attack on Libya. Successivamente l'iniziativa americana è stata frenata. So from there the American initiative was stopped. Il trattato di libero commercio tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea è stato stoppato dal veto della Germania e della Francia. So the free trade agreement that was being negotiated between the United States and the EU was blocked by Germany and France. La Brexit ha congelato la posizione all'interno dell'Unione Europea del più stretto alleato degli Stati Uniti. So the Brexit has congelato, has frozen the relationship between Europe and the United States. Nelle ultime settimane due paesi dell'Unione Europea hanno conosciuto crisi politiche. So in the last 2 weeks two European countries have gone through political crises. Il Regno Unito, the United Kingdom, e l'Italia, and Italy. In entrambi i paesi l'iniziativa che ha prodotto la crisi politica in corso è stata presa da stretti alleati dell'amministrazione Trump. So in both countries the crisis was set off by the strong the tight allies of Trump. Il rifiuto da parte della Commissione Europea di accettare un commissario dell'estrema destra come rappresentante dell'Italia ha provocato la caduta del governo italiano. So the refusal by the European Union to accept this a very right-wing person from Italy as the commissar for the European Union set off the crisis in Italy. Il partito dell'estrema destra italiana, la Lega, è uno stretto alleato di Steve Bannon. So the party which of the extreme right, the League, is an ally of Steve Bannon. Due giorni prima che il partito di estrema destra ritirasse il suo appoggio al governo, Steve Bannon dal New Mexico annunciava l'imminente caduta del governo italiano. So 2 days before the fall of the government, Steve Bannon from New Mexico announced the fall of the Italian government. 2 days before it occurred. L'iniziativa di Boris Johnson nel Regno Unito va nella stessa direzione, cercare il partenariato strategico con l'amministrazione Trump. So the initiative of Boris Johnson is the same in the United Kingdom. It's looking for an alliance with Trump.
Entrambi questi fronti di offensiva del partito americano in Europa sono stati al momento sconfitti. So these ancora entrambi questi fronti di on both fronts the initiative from the United States has been defeated. Esatto. Ieri in Italia ha giurato un nuovo governo di marca fortemente europeista. So yesterday we saw the establishment of a very Europeanist, a new government in Italy that is very Europeanist. E Paolo Gentiloni, un europeista radicale. And Paolo Gentiloni, who is an extreme Europeanist. È nostro ex presidente del Consiglio. And is a former president of the council. Membro del Partito Democratico di centrosinistra. A member of the Democratic Party, the center-left party. È stato indicato dal nuovo governo come commissario europeo per l'Italia. So he was named as the commissar for Italy for the European Union. Certamente con lui l'egemonia tedesca può dormire sonni tranquilli. So with that the German hegemony can sleep tranquilly with that appointment. Allo stesso tempo, la complessa transizione politica in Gran Bretagna ancora non vede la luce di un esito. So it's still the political turmoil in Italy doesn't see the light at the end of the tunnel. In Britain. In Britain, the UK rather. Doesn't see the light, we would say the light at the end of the tunnel. They don't see a way out yet. Mi avvio a concludere. So he's concluding. La domanda a questo punto è: qual è il ruolo delle classi lavoratrici in questo scenario? So what is the role of the working class in this scene? La risposta è che la soggettività politica delle classi lavoratrici in molti paesi d'Europa non riesce ad avere un ruolo nel dibattito politico. So unfortunately the subjectivity of the working class in its current state is one in which it does not play a role in this. Le elezioni europee hanno segnato un pesante arretramento delle sinistre in tutto il continente. So the results of the European elections have shown a heavy retreat of the left in the entire continent. L'autonomia di classe delle lavoratrici e dei lavoratori è strangolata dalla opposizione tra le fazioni della borghesia. So the autonomy of the working class has been strangled by the ruling classes of Europe. Le lotte di massa che hanno attraversato paesi come ad esempio la Francia falliscono perché non riescono a trovare espressione politica. The struggles such as the one in France that we saw the yellow vest fail because they don't have a political vision. They don't have a political representation. Al loro interno avanza l'infiltrazione dell'estrema destra in alcuni casi. So and also we see the infiltration of the extreme right in certain cases. Dunque il nostro è un problema di soggettività. So ours is a problem of subjectivity. E alla base di questo problema di soggettività un problema di interpretazione della fase storica. So at the base of this subjectivity problem is the problem of historical interpretation. Il mostro burocratico e tecnocratico rappresentato dall'Unione Europea sta schiacciando il conflitto sociale nel continente. Mostro europeo schiaccia il conflitto. So this European project is squeezing the Europe and the working la classe operaia, so the working class of Europe. Da un certo punto di vista il successo della Brexit è forse l'unica speranza di invertire questa tendenza. So perhaps the phenomenon of the Brexit is the only thing that could sort of intervene in this
in this picture. Ben inteso, non stiamo parlando della Brexit, del Brexit Party di Farage. But we're not speaking about the Brexit of the Brexit Party of Farage. Stiamo parlando di un processo all'interno del quale possano emergere le ragioni della classe operaia e possa esprimersi la sua rappresentanza politica. We're talking about a situation in which the working class can emerge as a come can emerge within the process. E dunque, in questo quadro complesso, che è un quadro sicuramente di arretramento storico per le sinistre in Europa. So in this complex picture, which is certainly one in which it's we're seeing a retreat of the left in Europe. La cosa più importante per noi è non scoraggiarci. But the most important thing now is not to be discouraged. Mostrare quello che Gramsci chiamava l'ottimismo della volontà. So we have to do what Gramsci talked about, the optimism of will. Organizzare la solidarietà tra tutte le lavoratrici e i lavoratori. Organize solidarity among all workers. Attraverso quella solidarietà sconfiggere il razzismo e la xenofobia. Through this solidarity we will defeat xenophobia and racism. E su questa base. And on this base. E su questa base costruire le ragioni della nostra lotta contro l'Unione Europea. And we will construct our struggle against the European Union. La crescita dei movimenti popolari negli Stati Uniti ci incoraggia. So the growth of the movements in the United States gives us courage. Il vostro lavoro ci ispira. Your work inspires. La nostra unità saprà avere ragione delle difficoltà di questa fase storica. Our solidarity knows the difficulty of this struggle. Uniti vinceremo e l'avvenire è nostro. Well, yeah, united we stand. You're right, no matter we fall. I was wondering, you know, in talking about the need for building solidarity amongst all the workers, the working class, I was wondering if you could talk a little bit about the migrant crisis in Italy and throughout it, you know, the throughout, you know, Europe. Thank you so much for your extremely informative and, like Monica said, thought-provoking talk. We really appreciate having you in this space. It's a real honor for everyone in the room, I'm sure. Thank you so much for all of the important work that you do in Europe, etc. My question is about England and the Brexit. And as you're talking about how Germany is situating itself in Eastern Europe and in the former Soviet Union, do you think that part of the right-wing shift in England and the Brexit more totally is a desire to sort of get in on that action in a way that they couldn't get in on it when they were part of the EU? I'm just wondering about that because I know Boris Johnson is a disgusting imperialist and I can't imagine he wouldn't want to get in on the action, and that maybe the EU is in a way kind of holding him back from doing that. Thank you. Alessio, thank you. Of course, I think we'd all like to hear more about the positive things you see developing in the U.S. from an Italian or European perspective. But my question is really, if the European project is to assert itself globally as an economic power, as a political power, doesn't this require a military side as well? Is there you see any of this developing in Europe? Hi. I just wanted to call all the comrades and friends' attention to the article that we published in Workers' World this week, which is actually it's a summary of a much longer piece that Alessio wrote, but I think it'll help if you want to remember all the things that Alessio touched on tonight in speaking, because it's hard to, you know, to keep it all in your head when you're just listening to it. But here it's written down, so you have a chance to see it further. There's one important point he makes in there about how
one of the biggest problems caused by the setback, the end of the Soviet Union in 1991, was a loss of the sort of the revolutionary ideology of the parties all throughout the world, really, but especially in Europe and the United States. And that our task is to bring that back. Bring back that revolutionary ideology, fight for it, fight for the revolutionary theory, as well as carrying out the struggles as best we can. So we thank Alessio for bringing up that point, which we agree with. Now, Alessio will respond to the questions that have been asked so far. Per quanto riguarda la questione dei migranti. Yeah, as far as the immigrant question. Sappiamo quanto la ferocia dell'imperialismo europeo abbia contribuito a produrre la crisi dei migranti. We know how much the ferocity of European imperialism has produced the situation of the immigrants. Sappiamo allo stesso tempo quanto il cinismo dell'imperialismo europeo abbia approfittato della medesima questione. So yet there's that cynicism by which, you know, at the same time the European Union has profited from this situation. Come non indignarsi dell'ipocrisia di Angela Merkel nella fase in cui recitava il ruolo dell'amorevole e caritatevole dama intenta nell'accoglienza dei profughi. Yeah, so it, you know, there's this sort of hypocrisy that we saw with Angela Merkel, who talked about the moral, the moral imperative to bring, to accept the refugees into their society. In certo modo vien da pensare, e con ragione, che l'Unione Europea guida tedesca si candidi a essere l'erede dei miti kennediani. Okay. I miti kennediani. The myth of Kennedy. Oh, kennediani. so they were sort of trying to re-imitate the myth that of Kennedy. E voi sapete bene quale contenuto ci fosse dietro a menzogne come l'Alleanza per il Progresso. And so all of you know sort of the what was really behind the Alliance for Progress, which was it was this program in Latin America that was supposed to help Latin Americans, but it was really a way to get imperialism into Latin America. Al di là di queste contraddizioni, beyond these contradictions, evidentemente la domanda si riferisce all'impatto che la crisi dei migranti ha sulle società europee. So I assume that the question is about the impact that the immigrant crisis has had on European society. Vanno distinti due aspetti. There are two aspects. There are two distinct aspects. Il fenomeno in sé dell'afflusso di migranti. The phenomenon itself of the flow of the immigrants. E il governo del fenomeno da parte delle autorità europee. And the government, the governing of this process by the European authority. Sotto il primo punto di vista viene da dire che le società europee sono assolutamente in grado di accogliere e di sostentare questo flusso di migranti. So sono le società europee. They're grateful, yeah. They're capable of taking in the immigrants into their society and absorbing them. Al di là del problema materiale di riceverli al loro arrivo dalle traversate del Mediterraneo, al di là del problema di come riceverli, beyond the problem of how to receive them, le nostre società sono in grado di accoglierli e di proteggerli. That they're capable of taking them in and protecting them. E va anche detto che accoglierli e proteggerli è un debito che le nostre società hanno contratto, visto che tolleriamo alla guida dei nostri paesi i più feroci imperialisti. So this is really a debt that we have to these people
from what we have inflicted them with this ferocious imperialism. Our countries, meaning the countries of Europe. Ma qual è la gestione concreta del fenomeno migratorio che i nostri governi hanno sviluppato? But what is the concrete gesture that our governments have developed? Per l'Italia questo è un fenomeno piuttosto recente. This is a recent phenomenon in Italy. In termini storici è un fenomeno che si è sviluppato negli ultimi 40 anni. It's a phenomenon that has developed in the last 40 years, the migration phenomenon. E tuttavia in 40 anni i nostri governi non sono stati in grado di farci uscire dalla gestione emergenziale del fenomeno. So our government non hanno voluto farci uscire dall'emergenza. Oh yeah, yeah, they've not been able to get out of that sort of emergency phase. L'intera gestione del fenomeno migratorio è stata finalizzata a creare tensione sociale. So it's created social tensions within Italian society. Il mostro dell'estrema destra è un figlio di questa perdurante politica che mira a creare tensione sociale. So the rise of the extreme right is sort of an offspring of this policy of the Italian government. Come lamentarsi degli immigrati illegali quando si condiziona il loro status legale al contratto di lavoro? They lament the illegality of the many of the immigrants, but you know they could make them legal with a labor contract. E i contratti di lavoro sono precarizzati per tutti. But all labor contracts have been made precarious for everyone. Queste sono politiche pensate e perseguite per generare sfruttamento, illegalità e tensione sociale. So this has been done deliberately to foment exploitation and division. Continuare ad agitare lo spettro della emergenza per un fenomeno che dura da 40 anni fa parte della danza macabra del cinismo. So this is a macabre dance of cynicism because they've whipped it up for 40 years and they still use it as this specter that is sort of threatening Italy. Per noi, per il Movimento Popolare, il compito è chiaro. For us, the task is clear. Organizzare i lavoratori migranti al fianco dei lavoratori italiani, unirli nella lotta e affermare per tutti gli stessi diritti. So, the solution is simple. We unite the immigrants with the other workers together and put them in the same struggle, struggling for the same rights. C'è però un altro aspetto della questione migrante che va sottolineato. So there's also another aspect of the immigrant crisis. La questione migrante non riguarda solo l'afflusso di profughi o di migranti economici dall'Africa, dall'Asia o dal Sud America. It just doesn't involve economic refugees from Africa, Asia and Latin America. La questione migrante in Europa riguarda anche la estrema violenza di classe rappresentata dalla migrazione interna all'Unione Europea. So it also is represented by the extreme violence of the internal migration within the European Union. Questa per noi è l'emergenza quantitativamente più rilevante. This is the more important in a quantitative terms the more important phenomenon. L'anno scorso sono arrivati in Italia via mare 18.000 migranti. So last year in Italy 18.000 migrants came by sea. 285.000 italiani hanno lasciato il paese. 285.000 Italians left Italy. Dovremmo essere fortemente motivati alla solidarietà con i migranti. So we should be motivated quite a lot for solidarity with the migrants. Ci stiamo lavorando. And we're working on it. Per quanto riguarda l'Inghilterra, il Regno Unito e la Brexit. As for England, Great Britain and Brexit. Evidentemente ci sono settori delle classi dominanti britanniche che pensano che l'imperialismo inglese, l'imperialismo britannico, avrebbe maggior fortuna
al di fuori dell'Unione Europea. So there's obviously a part of the English or British ruling class that thinks they would be stronger outside the European Union. E se si pensa che il primo partner commerciale del Regno Unito è la Germania, the number one trading partner with the UK is Germany. Ci si rende conto di quale pressione l'egemonia dell'imperialismo tedesco generi anche sugli altri imperialismi europei. So you can see that the pressures that the German imperialism exercises on the other European imperialisms. Alcuni settori di quegli imperialismi, e sono quelli maggioritari, accettano questo primato tedesco. But the majority of the European ruling classes still accept this hegemony of the German ruling class. Perché sotto l'egemonia tedesca comunque si guadagna bene. So they also earn a lot of profits under this German hegemony. Anzi, per quanto riguarda gli azionisti, si guadagna meglio. So the investors are doing better. È curioso, per esempio, constatare come tra gli azionisti della Banca Centrale Europea. So it'd be interesting to contrast the investors in the European Central Bank, che è una banca privata, which is a private bank. Ci sia la Bank of England. There's the Bank of England. Cosicché la Bank of England, che non partecipa all'euro, il Regno Unito non fa parte dell'eurozona. Yeah, the Bank of England doesn't participate in the eurozone. Bene, la Bank of England guadagna dal meccanismo perverso della produzione e della distribuzione del denaro in Europa. But in a perverse way, the Bank of England benefits from the guadagna. Yeah, they benefit from this diversity with the from the European Union, from the euro. Cosicché durante la campagna referendaria per la Brexit, la voce della classe dominante è stata piuttosto monolitica. So during the Brexit campaign, the voice of the dominating classes was more or less one, era unica. Yeah, was one. Ed era per rimanere nell'Unione Europea. Was to remain in the European Union. Certamente la vittoria della Brexit ha facilitato l'emersione di altre posizioni all'interno della classe dominante. So the victory of Brexit has facilitated the rising of other forces within the British ruling class. Ma se guardiamo alla distribuzione del voto, but if we look at the distribution of votes, laddove la Brexit ha vinto è stato nelle zone più proletarie del Regno Unito. But where the Brexit won was in the most proletarian areas of the UK. Le zone in cui più profondamente si sente l'influenza dell'Unione Europea nel deterioramento delle condizioni materiali di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Yeah, this is where the influence of the EU is most heavily felt in the deterioration of the condition of workers. E certo, questo sentimento, questa frustrazione vengono egemonizzati dall'estrema destra. So this frustration, this discontent has been taken advantage of by the extreme right. Ma questo fenomeno lo conoscete anche negli Stati Uniti. But this phenomenon you also know in the United States. Per quanto riguarda invece la questione militare. So in terms of the military question. È noto come il primo passo della costruzione europea sia stato il progetto della Comunità Europea di Difesa. La Comunità Europea di Difesa. So they're talking about creating a European community of defense. Che fu stoppata nel 1954 dal voto contrario del Parlamento francese. So, but this was so this he's talking about this was done a long time ago, but this was stopped in 1954 by a veto by the French Parliament. Da allora la questione militare è sempre stata quella in cui più lentamente si avanzava nell'integrazione europea.
So this is, since that point, it's been a very slow development within the European Union, the military question. E questo anche perché, seppure nel quadro della Guerra Fredda, un potenziale militare europeo autonomo tutto sommato non piaceva agli Stati Uniti. So, but during the Cold War, to have an autonomous European defense organization would certainly not please the United States. Dopo la caduta del muro di Berlino, il quadro è cambiato. But since the fall of the Berlin Wall, the whole picture has changed. E nella nuova situazione generatasi in Europa, si è tornato a parlare di esercito europeo. So in the new situation they have turned again to talking about a European army. Evidentemente in questo settore la parte del leone è quella della Francia. So particularmente in Francia si parla di questo. No, la Francia è la più forte. Oh, it's France is the strongest, yes. Di tutti i paesi europei la Francia è quella che storicamente ha sviluppato il più complesso apparato militare industriale. So France has constructed the most complex military industrial complex. E faceva rabbrividire alla parata del 14 luglio scorso osservare Macron mentre mostrava fiero la potenza militare francese a una sorridente Angela Merkel. So in the military parade that they have on July 14th, where Macron was showing off all his military hardware, Merkel was next to him smiling. I consorzi misti nel settore militare a livello europeo si stanno moltiplicando. So the consortiums of military industry within Europe are multiplying. E l'asse fondamentale di questo sviluppo è il cosiddetto asse carolingio, quello tra Parigi e Berlino. So the axis of this is France and Germany. Molti dei paesi a Carolingian, which is a term from the Middle Ages, a Carolingian axis. Molti dei paesi d'Europa hanno provveduto a riarmarsi in proprio. So, and many other countries have also rearmed themselves. Non è un caso se uno dei primi passi dell'amministrazione Trump è stato lamentare lo scarso contributo economico degli europei alla NATO. So one of the first things that Trump did was complain about the scarce contributions that the European nations make to NATO. Certamente la NATO rappresenta ancora uno dei principali baluardi del primato statunitense sull'Occidente. So, nonetheless, NATO still represents one of the strongest walls of United States power. La situazione nell'autonomizzazione militare dell'Europa rispetto alla NATO è nebulosa. So the development of a European army within NATO is still cloudy. È certo che in numerose delle ultime avventure militari occidentali contro il resto del mondo, l'Europa e gli Stati Uniti non hanno avuto la stessa posizione. So in many of the confrontations that we've seen around the world recently, the European Union and the United States have not had the same position. Se pensiamo per esempio alla Libia, nonostante la Germania sia rimasta isolata nell'opporsi all'attacco militare. So nonetheless in Libya, for example, despite the isolation of Germany and loro erano contro. Yeah, they were against the intervention in Libya. Nonostante questo, l'opposizione tedesca è riuscita a inabilitare la NATO come istituzione. But nonetheless, the position of Germany has abilitated NATO. Inabilitato. Oh, has disabilitated NATO. Inabilitato. E il ruolo della NATO si è limitato al pattugliamento delle acque. So the role of NATO has been limited to patrolling the oceans, the seas. Ancora più eclatante è stato nel decennio precedente il caso dell'Iraq. And then also we have the case of the most outstanding one in the preceding decade was Iraq. Ricorderete la famosa
dichiarazione di Condoleezza Rice. So we can remember the famous declaration of Condoleezza Rice. Secondo cui bisognava, com'era, punire la Francia, ignorare la Germania e perdonare la Russia. Okay, punish France, ignore Germany, aka the Russia? Perdonare. And pardon Russia. Anche in quel caso la NATO è stata messa in condizione di non poter operare come istituzione. So in that case NATO was not able to operate as an institution. L'avvenire ci dirà quale fisionomia assumerà l'autonomizzazione militare dell'Europa dagli Stati Uniti. So, you know, what shape will this European military autonomy have? Certamente dei passi in quella direzione si stanno facendo e diventano sempre più visibili. The more visible steps are being taken in that direction. I just like to ask about the currency. I've been reading online that Russia is going to stop using the dollar as the currency, and I'd like to know if this is true. Thank you, Alessio, for a really exceptional talk, very informative. I wanted to ask how, two brief things. One, when we had the opportunity to speak briefly yesterday, you described the fundamental ideas behind the European Union, and it was very informative to understand from our experience here what the EU is, what is the ideology behind the EU. And I don't know if you would be able to explain that again. I would personally find it very helpful, and I think it would be informative to many people here. Secondly, I wanted to ask, you discussed how there are both forces pushing the United States and Europe together and pushing them apart, and there's a dialectical tension there. I think it would be fair to say that at this time, they, generally speaking, work more together than apart, although that's declining. And so how do you see that developing in the future? And of course, no one can predict the future, but what are the crises or tensions that you feel have the potential to really break open the relationship between the EU? For example, you had raised how Boris Johnson is an agent of pulling the UK closer to the United States. But what are the issues and contradictions that have potential to really break open the tensions between the United States and the EU? Thank you. Yes, I was very interested in your discussion of the growing relationship between Germany and Russia. And I guess there are a lot of contradictions because the Western Europeans are heavily invested in the coup in the Ukraine and bringing military forces right up to the border of Russia proper. And this is with the participation of Germany as part of NATO. And on the one hand, and we know that this idea that one of the big things that's been written about in the history of the British imperialists has always been that they wanted to separate Germany from Russia, because if the two are friendly, then with the Russian strength of their agrarian economy and German industry, it's difficult for the British Empire to swallow up Europe. And of course, today we're talking about an Anglo-American empire, not just a British empire. So really, World War I, World War II were about creating this division between Germany and Russia and colonizing Europe by the Americans, who've now become the more senior of the two, and the British, who what they always have been in the modern era. So is there a I know that, like, the Democrats
main attack against Trump is supposedly soft on Russia. They want more of a World War III dynamic, at least taking the rhetoric that's directed in this. So is there a great deal of tension building up towards a possible third world war at this time? And it would seem that if there is, that the working class is the only class that would be capable of saying no, we will not go along with that and reversing it. Are there many trends in Europe today who are uniting on that basis for thanks and also for the overthrow of capitalist imperialism? Thank you so much, Alessio. And I know this round of questions, you're probably worrying if we'll keep you here all night. So I worry about adding mine. But if you could address a little bit, and in the earlier discussion you did, on the U.S. demand of sanctions and again, putting this, opening up again the sanctions on Iran, the sanctions on Venezuela, on Russia, and demanding that every other country comply seems particularly directed at the European Union. And if you could elaborate on that a little bit more. And also the role of the new Silk Road and China in holding new trade deals in Italy, in Greece, and in a number of other with Germany, other countries, and sort of where that fits in the U.S.-China trade war that's intensifying daily. Thank you. Per quanto riguarda la questione dell'uso della valuta del dollaro da parte della Russia. Does this work? Sure. In terms of the question about the use of the dollar by Russia. Annunci sulla fine dell'utilizzo del dollaro si sono susseguiti in diversi momenti e a diverse latitudini. So annunci sulla scelta da parte di questo o quel paese di non usare più il dollaro si sono succeduti. Yeah, so there have been different times when, you know, the use of the dollar has been, you know, announced or questioning it by different sectors or countries. Al di là degli auspici, ad oggi dobbiamo dire che il ruolo predominante del dollaro nell'economia mondiale è stato sì scalfito, ma non messo seriamente in discussione. But, you know, although the use of the dollar in the international economy really isn't questioned. It's still dominant. E ad ogni modo l'unica attuale alternativa nelle transazioni internazionali realisticamente percorribile al dollaro è l'euro. So the only realistic alternative now within the world economy to the dollar is the euro. Per i paesi che si vogliono emancipare dal controllo imperialista attraverso la politica monetaria è come scegliere, io credo, tra la peste e il colera. So, you know, for countries that try to liberate themselves from imperialism and choose one currency or the other, you know, we would probably say, you know, like it's like between the frying pan and the fire would probably be the term we would use. Certamente nella fase attuale in cui la contrapposizione tra i sistemi non esiste oggettivamente su scala mondiale, il mercato domina ovunque. Yeah, you know, the market dominates everywhere. There's really no other alternative currently in the world economy. In
questa situazione giocare nelle contraddizioni interimperialiste diventa una necessità per quei paesi che cercano di percorrere in modo diverso la via dell'indipendenza nazionale. So, but nonetheless, you know, countries that, you know, to get out of this imperialist orb, they have to try to exploit the contradictions, you know, within imperialism. They're gonna, you know, to get any way out. Per quanto riguarda la Russia, staremo a vedere. Peraltro, la questione è stata menzionata da un altro compagno. La questione del rapporto Russia-Unione Europea. Per quanto riguarda la Russia vedremo, e la questione è stata menzionata anche da un altro compagno. So we, you know, we also saw that, you know, in terms of the Russian relationship to the European Union, that was it was mentioned by someone else here. E certamente da questo punto di vista le contraddizioni sono enormi e complesse. There are enormous and complex contradictions. Una risposta definitiva credo non l'abbia nessuno. So no one really has the correct response. Siamo or answer. Siamo in una situazione magmatica. We're not, come si dice magmatica? Mixed. We're in a very mixed situation. fluid. Okay, that would probably be what in we una would situazione say. Fluida da cui può emergere di tutto. Anything could come out of it. Si può dire che siamo già in una forma peculiare di terza guerra mondiale. We're in a particular. You could say we're in a particular form of a third world war. In cui le forze produttive vengono distrutte con strumenti economici. So where the productive forces are destroyed by economic means. E la tendenza alla concentrazione e centralizzazione del capitale viene supportata in forme in parte inedite. So that, you know, that the concentration and the concentrazione e centralizzazione and the centralization of capital is, you know, is occurring in new forms. In new forms, right. Lo sforzo analitico che dobbiamo fare è grande, e in questo l'internazionalismo diventa più che un sentimento, diventa uno strumento. So, you know, in this case, you know, the struggle, you know, internationalism has to be more than a sentiment. It's got to be something real. Ecco perché è particolarmente prezioso per noi avere al nostro fianco Workers' World Party e Freedom Road Socialist Organization nella ricostruzione del nostro movimento. So that's why it's so important to see Workers' World and FRSO at our side in the reconstruction of a new movement. Per quanto riguarda la seconda domanda sui prossimi sviluppi della relazione tra Stati Uniti e Unione Europea. So this is about the question in terms of the development of the relationship between the EU and the United States. In parte questo credo dipenderà dalle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. So much of this will depend on the elections next year in the United States. Credo che nel complesso i gruppi dirigenti della politica americana abbiano un punto in comune. So in many ways the ruling class of the United States have a common point. Comprendono che l'emersione del polo imperialista europeo è un problema ed è una minaccia. So that the emergence of a European pole of imperialism is a problem. Se si leggono i testi pubblicati appunto da autori come Brzezinski o lo stesso Kissinger. So if you read, you know, you read the, you know, the works of authors like Brzezinski, Kissinger. Gli accenti con cui si fa riferimento a questo problema oscillano dall'estrema chiarezza al preoccupato pudore. estrema chiarezza e preoccupato pudore. Chiarezza. Yeah, they don't demonstrate that how frightened they are of this. Il preoccupato pudore è l'atteggiamento che di solito prevale. The main problem is the attitude of they are worried but they don't show it.
They're worried about it, but they don't demonstrate it. D'altro canto, all'inizio degli anni 90, un Rumsfeld ha potuto dire pubblicamente, affermare pubblicamente che bisognava sbrigarsi a disciplinare l'Europa. So, but at the beginning of the 1990s, Rumsfeld said, you know, that we've got to discipline, Europe. La strategia che gli Stati Uniti seguiranno, appunto, dipenderà dalle prossime elezioni. So, the attitude of the United States will depend on the next election. Tra l'amministrazione Obama e l'amministrazione Trump si è vista una discontinuità su questo punto. So you've seen a discontinuity between the attitude of the Obama administration and the Trump administration. Non nell'individuare il problema, che era ben individuato dall'amministrazione Obama. But not, despite the many problems of the Obama administration that we could list. No, he said that since Obama, they saw the problem. Obama saw the problem already. Uh-huh. Oh, individual. Yeah, so Obama saw the problem, was aware of it. Quindi, non nell'individuazione del problema era la differenza, ma nell'individuazione della soluzione. But also there was a difference in being able to see the solution. Attaccare frontalmente la costruzione europea oppure eroderla. So you could either directly attack it or erode it. Bisogna tenere in considerazione che ad ogni modo l'interesse degli Stati Uniti non è distruggere il mercato comune europeo. So, but you have to realize though, that it is not in the interest of the United States to destroy the European Union, the economy of the European Union. È impedire all'imperialismo europeo di dotarsi di una soggettività politica. So they've got to be able to prevent that the European Union have a political subjectivity. Sono certo che la vittoria di Joe Biden, per esempio, ricollocherebbe gli Stati Uniti nella prospettiva strategica di Obama. So with a victory of Joe Biden would put the United States back in the perspective of the Obama administration. Che in termini relativi è stata quella più fruttuosa negli ultimi 20 anni per la politica degli Stati Uniti. So, but which has been the most productive of it, for the Americans within the last 20 years, the policies of the Obama administration towards the EU. Gli sviluppi li vedremo. Quello che è certo è che questa contraddizione esiste. So we will see what developments bring, but it's clear that this contradiction exists. Per quanto riguarda, ancora una volta e più nello specifico però, i rapporti tra l'Unione Europea e la Russia. And now to talk about again the relationship between the European Union and more specifically between the European Union and Russia. Essi rientrano nel paradigma oscillante di questa politica estera impazzita che caratterizza i nostri tempi. So this is an oscillating paradigm that we see in sort of the craziness of our times. Ricondurre a unità dialettica i differenti livelli e le differenti pulsioni che avvicinano e allontanano i principali attori della politica internazionale del nostro tempo non è cosa semplice. So it's difficult to dialectically look at the different forces that we see in international relations between countries. Certamente, lo richiamava il compagno, separare la Germania dalla Russia è sempre stata questione di fondamentale importanza per le potenze occidentali. So it's always, as the comrade said, it's very important for the other Western powers to separate Russia and Germany. E nella stessa luce si può leggere il tentativo di Trump di fare includere nuovamente la Russia nel G7. Yeah, at the same time we can see the efforts by Trump to bring Russia back into the G7, making it the G8. Allo stesso tempo la domanda della compagna rispetto all'uso del dollaro evidenziava le contraddizioni profonde che esistono tra una Russia che lotta per sopravvivere e gli Stati Uniti. So, but nonetheless, the question that the comrade had about the use of by Russia of the dollar, demonstrates the problem between Russia and the United States.
e il terzo dei principali attori della politica internazionale del nostro tempo, quindi Stati Uniti, Unione Europea, il terzo, la Cina. So the third power in this is the United States, the European Union and China. La Cina fatica a sua volta a trovare una dimensione matura della sua emersione come potenza. So China has worked very hard to try to look for in the world. To emergence as a power. Oggi la Cina si confronta con i limiti che le sono imposti dal posto che occupa nella divisione internazionale del lavoro. So now it's seeing the limits, it's confronting the limits that it has within the international division of labor. In quest'ottica anche il ruolo della Cina assume caratteri non lineari. So also China has assumed a non-linear role. Deve la Cina soppiantare le potenze occidentali? So China confront the Western powers? Evidentemente questa è la questione. This is the question. Ma soppiantando le potenze occidentali, la Cina perderebbe i suoi principali mercati di sbocco. Una crisi strutturale delle potenze occidentali impedirebbe alla Cina un successo nell'esportazione. So but if there was an economic crisis in the West, this would damage China's economy also, because that is what he's basically is the market. So to confront the West and destroy its economy would also hurt China. E il vantaggio accumulato dall'Occidente in 200 anni di primato non è ancora cancellato sotto nessun punto di vista. Yeah, so the primacy that the West has gained over 200 years still has not been, canceled. It's still there. Se guardiamo alle ultime mosse del governo cinese, alcuni elementi di preoccupazione ci sono. So if we look at the latest moves by the government of China, we can see some things to be worried about. L'annuncio, ancora non effettivo, della liberalizzazione del settore finanziario. So the announcement, not yet realized though, of the liberalization of the financial sector, che è di poche settimane fa, which was done just a few weeks ago, mostra come la Cina abbia un forte bisogno di attrarre investimento estero in questo momento. So it shows a strong need by the Chinese to attract foreign investments. E tra gli investitori esteri. And attract foreign investors. Evidentemente gli investitori occidentali occupano una posizione rilevante. Yeah, so still that shows that Western investors occupy a very important space. Se non fosse stato per l'attacco frontale condotto dall'amministrazione Trump. So if it wasn't for the frontal attack that's been launched by the Trump administration, probabilmente la Cina avrebbe proseguito nella sua tradizionale politica di evitare lo scontro con gli Stati Uniti. So China would have followed its general policy of avoiding confrontations with the United States. With the United States, yes, that's what it is. Viceversa, un paese come il Venezuela ha potuto beneficiare dell'alto livello di conflitto internazionale durante l'ultima crisi. So, but nonetheless, Venezuela has benefited from some of these international conflicts. Se pensiamo alla differenza di atteggiamento mostrata dalla Cina nella crisi venezuelana di gennaio-febbraio rispetto all'atteggiamento mostrato dalla Cina con la Libia, vediamo che la situazione è piuttosto profondamente mutata. So if we compare the attitude that China took with the January-February crisis in Venezuela with the attitude they took in Libya, we see quite a difference. Quali cambiamenti potrebbe apportare l'insediamento a Washington di una nuova amministrazione democratica?
So, you know, what a new, you know, a democratic administration could produce. Mm-hmm. Quali cambiamenti? Yeah, which changes will we see? È una domanda che resta aperta. This is an open question. L'emersione dello scontro frontale è reversibile? The emergence of frontal confrontations is irreversible. In particolare mentre maturano le conseguenze della crisi strutturale del capitalismo. While the structural crisis of capitalism matures, sono domande aperte. These are open questions. Ovviamente molto gioca nella determinazione degli eventi il fattore soggettivo. So much is there are many subjective factor in this. Per quanto riguarda l'ultima domanda, as far as the last question, la questione delle sanzioni applicate internazionalmente dagli Stati Uniti, the sanction application, the sanctions regime of the United States, e il loro impatto sulla costruzione dei mercati mondiali, and their impact on international markets, the construction of international markets. Vorrei innanzitutto ritornare su una affermazione che ho fatto prima. This would, you know, go back to something I said earlier. Siamo effettivamente in una terza guerra mondiale. We are in effect in a third world war. Che sarebbe una guerra combattuta se non ci fossero le armi atomiche. Which would be a che se non ci fossero le armi atomiche, yeah, if we didn't have the atomic bomb, it would be a real Gulf War. Quantomeno probabilmente sarebbe combattuta. Yes. Probably. Yeah. ma che invece si combatte con strumenti economici e finanziari. So it's combated with economic and financial means. Evidentemente quando si colpisce la catena degli interessi, per esempio nell'Asia centrale. So example, if you hit the chain of economic interest in Central Asia, si colpisce l'Unione Europea. You also hit the European Union. Ed è noto come l'Unione Europea insista per restaurare l'accordo sul nucleare con l'Iran. So that's why the European Union is insisting on reaffirming or reconstructing the nuclear accord with Iran. Parlando in una prospettiva più generale, speaking in a more general perspective, la grande questione emergente è quale fisionomia avranno i mercati di domani. So what form will the markets of tomorrow take? Ho menzionato prima il TTIP. Il trattato transatlantico. Oh yeah, so I first mentioned the transatlantic free trade agreement. Quello fallito nel 2016. So this failed in 2016. Il TPP nel Pacifico non ha avuto sorte particolarmente migliore. The TPP hasn't had much better luck either. Nello stesso periodo l'Unione Europea diventava protagonista negli accordi di libero scambio. So in this period the European Union has been a protagonist in these developing these free trade treaties. Negli ultimi mesi si è compiuto il processo di ratifica del CETA. CETA. So in the last few months they've ratified the CETA, il trattato di libero commercio tra l'Unione Europea e il Canada. This is the free trade agreement between the European Union and Canada. Sappiamo che il TTIP nelle intenzioni avrebbe dovuto includere il Canada. So but the former North Atlantic free trade was to include Canada, probabilmente in una seconda fase. In a second phase. Invece qui abbiamo un trattato di libero commercio che esclude gli Stati Uniti. So we have a free trade treaty that excludes the United States. E questo trattato di libero commercio si aggiunge a diversi altri che l'Unione Europea ha già firmato oppure sta negoziando. So this goes with other free trade treaties that the European Union has already signed or is in the process of negotiating.
ve li menziono a memoria. So I'll mention that. Con il Giappone. With Japan. Con il Messico. Mexico. Con il Mercosur. With the Mercosur in Latin America. Con Singapore. With Singapore. Con il Vietnam. Con l'Australia e la Nuova Zelanda. Australia, sì. Come vedete è una strategia a tutto campo. This is a full strategy in all the fields, everywhere. Alcuni di questi accordi sono già operativi, altri sono in fase di negoziazione, altri sono appena stati stipulati. So some of them are already operative, some are well on their way to be negotiated, and some are, you know, a little are going to be more in the future. They haven't quite. Yeah. Il modello che questi accordi propongono è quello dei mercati senza frontiere, fondamentalmente. This is the model of markets without frontiers. E i mercati senza frontiere sono mercati in cui si compete sulla quantità e sull'abbassamento del costo di produzione. So this is a competition of quantity and lowering the cost of production. E scompare l'esercizio della sovranità statale nel determinare che cosa possa entrare nei diversi mercati. So it the state has no power, no sir. Yeah, let's say, yeah, how much power does the state have in terms? Doesn't have in determining these markets. What comes in and what doesn't. Yeah, whether it enters or not. Il trattato di libero commercio con il Canada, peraltro. The free trade treaty with Canada. È stato l'ultimo a essere sottoposto ad approvazione da parte dei parlamenti nazionali in Europa. Is the last one that the European parliaments could No, each state requested had to approve. Oh yeah, each state had to approve. Il processo di ratifica dei trattati europei implica la ratifica da parte delle istituzioni europee e il voto da parte dei parlamenti di ogni singolo paese membro. Right, yeah, so implicava. Right, so what happens with free trade treaties in Europe is it has to be ratified by the EU authorities and then by each separate country's parliament. Dallo scorso maggio non è più così. Since last May it's no longer like this. Dallo scorso maggio i parlamenti nazionali dei singoli stati che compongono l'Unione Europea non hanno più il potere di controllare che cosa entra nei mercati dei loro paesi. So now the all the separate European parliaments of each country no longer have control over which markets that they're going to enter. No, what enters in their market? Well, enters in there either way. It's a market is both ways. Un passo non da poco. Yeah, this is not a minor thing. I mercati diventano senza legge. So the markets become something without law. E all'interno di questi mercati la procedura proposta per risolvere le controversie è quella dell'arbitraggio privato. So the private arbitrage will resolve all the disputes. Arbitri privati riconosciuti a livello internazionale decideranno delle controversie. So private arbiters, so the nation, yeah, there won't be a so, se per esempio tra l'Unione Europea e il Canada sorge una controversia, non c'è un tribunale dove si decide, c'è un arbitro privato scelto dai due, right, no, che determina come yeah. si risolve la situazione. Yeah, there's no government body in resolving international disputes, it's given over to a private arbiter. E questo genererà nel tempo una giurisprudenza. This will generate a whole new form of jurisprudence. E questa giurisprudenza sarà sottratta completamente al controllo democratico delle istituzioni borghesi. This will be completely taken away from the bourgeois democratic institutions. Quindi anche le forme di sovranità embrionale che la democrazia borghese consente ai popoli viene cancellata. So the beginning rights of the bourgeois rights that, you know, they've given to people are being canceled. I mean, this just
Lasciami spiegare. So this is somewhat akin, like within NAFTA, you know, there were these private, you know, there was a whole separate dispute resolution thing which didn't involve the Congress of Mexico or the Congress of the United States, and they could decide, you know, who was the winner and loser in the dispute. So this is just another form of this that's being adopted and is taking it away from elected government bodies. Nella determinazione di questa nuova fisionomia dei mercati, in questo momento l'Unione Europea è la grande protagonista. In this moment, you know, the European Union is the biggest protagonist in this. E ovviamente questo a danno. In constructing these types of markets. E ovviamente questo a danno del ruolo degli Stati Uniti. And this has obviously damaged the role of the United States. Per quanto riguarda l'ultima domanda. It's for the last question. Relativa alla genesi ideologica dell'Unione Europea. As in terms of the ideological, you know, development of the European Union, the genesis. Il processo è stato molto lungo. The process was very long. In effetti, l'estrema destra antimodernista, irrazionalista del XIX secolo ha sempre coltivato il mito dell'Europa. So the extreme right and the anti-razionalista e anti-nazionalista. Oh yeah, the ultra-nationalists since the 19th century have created this idea of Europe. In Nietzsche si trovano spunti su che cosa dovesse essere la volontà unita dell'Europa. Even in Nietzsche you could find points about the unity of Europe. Ieri nell'incontro bilaterale con Workers World citavo a memoria Al di là del bene e del male, è un libro di Nietzsche. Oh yeah, he recited from a Nietzsche book in the meeting that he had with Workers World. E Nietzsche scriveva che contro la Russia si sarebbe dovuta generare una volontà unica europea capace di imporsi nei millenni. So yeah, so that he said that, you know, Europe against Russia, that you know, you had to develop a singular Europe to oppose it. Nel XX secolo il grande protagonista dell'europeismo è stato il movimento Pan-Europa. So in the 20th century the great protagonist of this was the Pan-European movement in the 20th century. Guidato da un nobile austriaco, Kudenov Kalergi. So it was dominated by an Austrian noble. Yeah. Kudenov Kalergi. Il movimento Pan-Europa annoverava tra i suoi membri esponenti di estrema destra. So era della estrema destra. Yeah. C'erano dentro. Yeah, there were extreme right-wing forces within this Pan-European movement. Ma anche membri della classe dirigente europea che avrebbe preso il potere dopo la Seconda Guerra Mondiale. But also the forces of the bourgeoisie that took power after the Second World War. Se tra i simpatizzanti dichiarati del movimento Pan-Europa c'era anche Mussolini, per esempio. So there was Mussolini was among these, you know, people that were in favor of the pan-europeanism. Con una strana contraddizione rispetto alla sua retorica nazionalista. In a strange contradiction with his nationalist rhetoric. Nello stesso movimento si trovava Konrad Adenauer. Oh, you also found within this movement the German Konrad Adenauer. Da questo coacervo, da questo insieme, with all this, you know, these people together, rappresentato dal movimento Pan-Europa, sarebbero emersi molti dei dirigenti che hanno guidato l'Europa nel dopoguerra. So a lot of the leaders of post-war Europe came out of this movement. Gli Schumann, De Gasperi, gli Adenauer, De Gasperi, Adenauer. Sono stati o direttamente connessi con il movimento Pan-Europa, come nel caso di Adenauer. So they were either directly connected with pan-Europeanism, as in the case of Adenauer. Oppure sono stati influenzati dalle idee del movimento pan-Europa a cui hanno aderito. Or they were influenced by the ideas of pan-Europeanism. Esiste anche, storicamente,
un europeismo di matrice progressista. There's also been also a more progressive Europeanism che ha il suo atto di nascita in Italia. So the it was born in Italy. Il testo che fonda questa forma di europeismo è il famoso Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli. So this is a manifesto written by Arturo, someone named Arturo Altiero Spinelli. Spinelli. Altiero Spinelli nel dopoguerra è stato un fiero e assolutamente aperto combattente atlantista. So he was a very fierce Atlanticist combatant. Cosicché, riassumendo il percorso storico, l'europeismo nasce come ultraimperialismo europeo. So it was, you know, Europeanism was born sort of as an ultra European imperialism. Cresce come arma nella guerra dell'Occidente contro l'Unione Sovietica e il blocco orientale. And it grew during the as an arm of the fight against the Soviet Union. E giunge a maturità dopo la fine della Guerra Fredda nel fondare il nuovo imperialismo europeo. So and it came, you know, to fruition after the end of the Cold War and the new European imperialism.